Fiamma la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. L'amministrazione Trump, per la prima volta dal 1994 e al termine di una giornata nera di Wall Street, accusa Pechino di manipolare le valute. La corrispondente da New York, Giovanna Botteri. La guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina entra in una nuova e più pericolosa fase lunedì, con Pechino che svaluta la sua moneta, blocca tutti i nuovi annunciati acquisti di prodotti agricoli americani e il presidente Trump che annuncia ritorsioni immediate. L'escalation scuote i mercati internazionali, già nervosi dopo una settimana nera, con gli investitori che cercano luoghi sicuri dove mettere il loro denaro. Le borse europee vanno male, come quelle asiatiche, ma è Wall Street, che si apre con un minuto di silenzio per le vittime delle stragi in Texas e Ohio, a vivere la peggior giornata dell'anno. Il Dow Jones perde quasi il 3%, il Nasdaq ancora di più. La Banca Popolare Cinese ha autorizzato la moneta nazionale a indebolirsi fino a passare il rapporto di 7-1 con il dollaro per la prima volta in 10 anni, citando come motivazione l'unilateralismo di Trump, il suo protezionismo economico e l'imposizione di dazi sempre più alti sui prodotti di importazione. La svalutazione dello yuan consente al grande commercio e ai consumatori americani di acquistare merci cinesi importate ai prezzi precedenti i dazi, ma una svalutazione significativa rischia di danneggiare anche l'economia cinese e le sue maggiori imprese che hanno forti investimenti in dollari.